Le città sono diventate dal 2007, anno del sorpasso della popolazione urbana rispetto a quella rurale, l'ambiente in cui vive la maggior parte della popolazione mondiale. Pur occupando solo il 2% della superficie terrestre, l'ambiente urbano concentra oggi più della metà della popolazione mondiale. Le città sono sempre più luoghi di produzione di ricchezza, crescita e sviluppo, ma sono anche luoghi in cui si generano nuove contraddizioni. Esclusione sociale, problemi ambientali, qualità della vita, ordine pubblico e sicurezza, coesistenza delle diversità culturali, etniche e religiose. Per questa ragione il governo delle città rappresenta sempre più una sfida enorme per le politiche pubbliche. Il programma operativo nazionale Città Metropolitane 2014-2020 è un programma di finanziamento sperimentale assolutamente nuovo per la programmazione europea. Il PONMETRO sostiene con modelli di interventi comuni specifiche azioni prioritarie che compongono una strategia unificante a livello nazionale per le aree metropolitane, affrontando in modo coordinato alcune delle sfide che interessano questi ambiti territoriali. Per ciascuna delle 14 città metropolitane coinvolte a livello nazionale, il programma prevede una concentrazione degli interventi nel territorio del comune capoluogo e può contare a livello nazionale su una dotazione finanziaria di oltre 892 milioni di euro, di cui 588 milioni di risorse comunitarie e 304 milioni di cofinanziamento nazionale. Le città capoluogo sono individuate quali autorità urbane e assumono il ruolo di organismo intermedio sulla base di un apposito atto di delega da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale, a cui è assegnato il ruolo di autorità di gestione. Il PONMETRO è dedicato dunque allo sviluppo urbano sostenibile, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e promuovere l'inclusione sociale finanziando operazioni in linea con le due strategie principali: Smart City, a cui sono dedicati l'asse 1 Agenda Digitale, e l'asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana, e Innovazione Sociale per l'inclusione, a cui sono dedicati l'asse 3 Servizi e 4 Infrastrutture. La città di Napoli è destinataria di risorse per più di 86 milioni di euro, che possono diventare quasi 92 in caso di premialità al raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti a livello nazionale. Il Comune di Napoli ha definito un piano operativo composto da 36 progetti così suddivisi. Asse 1 Agenda Digitale, 12 progetti per un valore di più di 13 milioni. Asse 2 Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana, 4 progetti per un valore di più di 32 milioni. Asse 3 Servizi per l'inclusione sociale, 11 progetti per un valore di circa 21 milioni. Asse 4 Infrastrutture per l'inclusione sociale, 7 progetti per un valore di circa 18 milioni. E infine Asse 5 Assistenza tecnica, 2 progetti per un valore di 1.200.000 euro.